Citofoni IP. Ne parliamo in questa intervista con Claudio Bellino di 2N, leader mondiale dei citofoni IP. Subito dopo la sigla! Elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari. Questa puntata è offerta da 2N, leader mondiale dei citofoni IP. Siamo qui insieme a chi? Insieme a lui, Claudio Bellino. Ciao Claudio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Ciao, buongiorno a tutti, sono qua con voi, sono contento, grazie. Mi chiamo Claudio Bellino, sono dipendente della società 2N e mi occupo di sostanzialmente di aiutarvi nel disegnare le nostre soluzioni di citofonia IP, sia nel settore residenziale che in quello commerciale. Quindi vi posso aiutare a disegnare lo schema di impianto, a scegliere i prodotti e poi anche a configurarli se volete. Allora, tu lavori per 2N, per chi invece non conoscesse 2N, che azienda è? Di che cosa stiamo parlando? Allora, 2N è un'azienda che nasce 30 anni fa, quindi relativamente giovane, e ha sede a Praga, in Repubblica Ceca, quindi questo nome sembra così lontano, ma in realtà ormai siamo abituati a lavorare con aziende in Europa, noi l'Italia siamo in Europa, quindi assolutamente un'azienda europea. E nasce come produttrice di centralini e gateway GSM, quindi vi ricordate quelle scatole dove si può mettere una SIM e fare una chiamata verso un cellulare dal mio ufficio utilizzando quella SIM, cioè traducendo una chiamata da fisso mobile a mobile a mobile? Ecco, siamo partiti con questi prodotti. Poi abbiamo avuto l'idea di sviluppare un citofono che all'interno fosse un telefono e siamo cresciuti, quindi partiti con quest'idea e piano piano abbiamo sviluppato i nostri prodotti fino a diventare leader di mercato in questo settore. Quindi sostanzialmente oggi il nostro focus sono i citofoni in tecnologia IP. E tu come sei arrivato a lavorare per i citofoni, cioè per questa tipologia, per questa fettina di mercato e in particolare poi per i citofoni IP in 2N? Certo, beh, io arrivavo da un'azienda che si occupava sostanzialmente di telefonia e quindi di centralini, quindi tutto quello che è legato alla comunicazione all'interno di un'azienda. Ovviamente 2N, che ha sviluppato un prodotto, un citofono che all'interno è un telefono, nativamente noi cosa abbiamo fatto? 2N ha portato la citofonia nella telefonia e quindi veniva gratis per 2N utilizzare un canale di vendita che fosse quello telefonico. Ed ecco che il distributore dove lavoravo io vendeva prodotti telefonici e Ah, quindi ha ok. cominciato a vendere prodotti anche citofonici di 2N. E io, come prima lavoravo presso il distributore e poi sono passato a lavorare direttamente con il brand, quindi con il produttore, con 2N, E in 2N tu di che cosa ti occupi? ecco. Come dicevo prima, seguo sostanzialmente la parte di pre-sales, quindi aiuto il cliente a scegliere, capisco le esigenze del cliente. Tu elettricista, vuoi fare un impianto all'interno di quella villa oppure all'interno di quel condominio, ma come lo posso strutturare l'impianto? Che prodotti ci posso mettere? Allora io aiuto il cliente a disegnare la soluzione e poi collego il nostro cliente con la nostra rete di distribuzione dove lui potrà ottenere l'offerta e acquistare poi il prodotto. Ho capito, cioè io ho un problema, cioè devo in pratica creare un impianto, mi viene richiesto un certo tipo di impianto di citofonia, quindi capisco che quel citofono non è un tradizionale citofono, ma deve essere un citofono IP per un certo tipo di lavorazione, ok? Perché le Sì, richieste sono particolari. Allora questo è cosa proprio faccio? l'aspetto difficile, nel Cioè, senso che tu stai dicendo capisco che devo offrire una soluzione di tipo IP e questo è proprio l'aspetto più difficile che noi incontriamo oggi sul mercato, perché tutti i nostri clienti, che sono gli elettricisti, arrivano da un settore dove da sempre hanno utilizzato un citofono analogico. Noi sì. invece stiamo proponendo una tecnologia nuova, quindi dobbiamo far capire ai nostri elettricisti che la tecnologia sta cambiando e quindi
dobbiamo cercare di stare al passo con i tempi, perché le nuove tecnologie offrono dei servizi nuovi che con i vecchi sistemi non riusciamo a offrire. Ho capito. E quindi te, cioè in questo caso, cioè quindi quando io intuisco, diciamo, da elettricista, intuisco che posso offrire qualcosa di più, prendoti contatto e gli dico: come posso soddisfare queste richieste al cliente? Oppure cosa posso offrire al mio cliente in più per fargli anche percepire che io sono un professionista, insomma, diciamo, avanti anche come proposta commerciale. Questo esatto, tu fai. Guarda, io prenderei spunto proprio da quello che sta succedendo in questi ultimi mesi in Italia e poi in Europa, anche con l'arrivo della fibra in tutte le città e in tutti i condomini e in tutte le case. Per esempio, io abito in una cittadina di 35.000 abitanti, Chieri, vicino a Torino, e la scorsa estate hanno rotto tutte le strade e hanno portato la fibra fino alle cantine di tutti gli appartamenti, di tutti i condomini, di tutte le case. Ecco, il fatto di avere una dorsale in fibra all'interno del mio condominio, che mi collega poi i singoli appartamenti, mi dà la possibilità di installare lì dei citofoni esterni, quindi che stanno sul portoncino d'ingresso, e dei videocitofoni che stanno nei singoli appartamenti, che usano quella fibra per il collegamento e si appoggiano su dei servizi esterni che prima non c'erano, perché non avevamo la connessione internet, che consentono ad esempio, quando io schiaccio il pulsante del citofono, di ricevere la videochiamata sul cellulare, oppure quando arriva il corriere davanti a casa mia e mi sta consegnando un pacco, io dal mio cellulare gli posso aprire la porta e consentire al corriere di entrare in una stanza che c'è all'ingresso del condominio dedicata alla consegna delle merci. Quindi il fatto, il citofono non lo vediamo più solo come un dispositivo per comunicare tra ingresso del condominio e l'appartamento, ma su quella rete, che è la rete in fibra, che è un'autostrada, io ci posso appoggiare tutti i vari servizi che noi proponiamo. Figata spaziale, beh, questo non è male, non è male. Senti un attimo, 2N, quando è nata e qual è la sua storia? Dove è nata? Sì, come dicevo prima, è un'azienda che ha sede a Praga, ha circa 30 anni di vita, è nata da tre persone che sostanzialmente quando c'è stata la caduta del muro di Berlino e i mercati dell'est si sono aperte, quelle persone che avevano comunque voglia di crescere, di fare, si sono ingegnate, e quindi le cose belle nascono sempre dai periodi difficili. E sono tre persone che si sono messe insieme, hanno disegnato un centralino, hanno progettato un centralino e sono partiti a vendere questo prodotto in Repubblica Ceca. Quindi ovviamente sono nati come piccolissima azienda, ma poi via via questa azienda è cresciuta, il numero di persone è cresciuto, è diventata una vera e propria azienda, è passata da sviluppare centralini a questi gateway GSM che dicevamo prima, sì. E poi circa intorno al 2008 ha avuto quest'idea di disegnare un citofono che fosse un telefono, e da lì è partita con due famiglie di prodotto. Noi abbiamo ancora a listino dei citofoni che sono sostanzialmente dei telefoni analogici, sono dei telefoni BCA come il vecchio Sirio che avevamo a casa tanto tempo fa. Sì, sì. E poi siamo invece poi partiti con la famiglia di citofoni P, quindi oggi 2N siamo circa 350 persone, in Italia siamo 4 persone che seguono il nostro mercato e che vi aiutano a scegliere il nostro prodotto, ma ci appoggiamo ovviamente su una rete di distribuzione. Se voi volete comprare un nostro prodotto, chiamate pure me e io vi aiuto a capire, a disegnare la soluzione e vedere anche quelli che sono i costi della soluzione, ma l'offerta poi ve la farà un nostro distributore. Abbiamo distributori su tutto il territorio italiano, quindi vi darò poi i riferimenti dei nostri distributori. Quindi sostanzialmente il trend dell'azienda è stato questo: parte da Praga, nasce come piccolissima azienda, arriviamo a 350 persone, abbiamo adesso sedi
distribuite in Europa, negli Stati Uniti e negli altri continenti. Siamo stati acquisiti, giusto come informazione, se voi oltre a lavorare nel settore elettrico dei citofoni fate anche sicurezza, quindi installate telecamere. Siamo stati acquisiti 3-4 anni fa da Axis, quindi 2N è un'azienda del gruppo Axis. Sì, sì, sì. Qual è la visione di 2N? I valori aziendali di 2N? Allora, se parliamo, è una domanda difficile, però se parliamo di visione da un punto di vista tecnico, quello che noi stiamo facendo, provando a fare con buoni risultati, perché il nostro business sta crescendo veramente ogni anno quasi di un 20%, vogliamo disegnare delle soluzioni per consentire a tutti di muoversi all'interno di un condominio o di un palazzo uffici, o di entrare nel condominio e nel palazzo uffici in un modo più smart, come si dice adesso. Cioè, quindi stiamo pensando a soluzioni che consentono di far comunicare la persona che sta fuori dalla porta con chi sta all'interno, ma poi anche di entrare con un badge, con il tuo cellulare, con un'impronta, e di muoverti all'interno dell'ufficio oppure per esempio nel tuo condominio per andare nel giardino e pure andare in cantina. Vi faccio un esempio: ho cambiato casa quest'estate e ho attrezzato la nuova casa, mi stavo sceso in cantina 100.000 volte, perché lo sapete, quando fate dei lavori ci vuole sì, molto tempo. Ecco, noi utilizzavo le chiavi tutte le volte. Bene, con le soluzioni 2N voi potete installare un dispositivo Bluetooth per accedere a un'area del condominio, e quando dovete transitare semplicemente avete il cellulare in tasca e toccate con la vostra mano il frontalino del citofono o il frontalino di questo dispositivo. Diventa comodissimo. Il cellulare ormai ce l'abbiamo sempre, perché ce lo portiamo dappertutto, e quindi io transito nel mio condominio per andare in cantina, per andare nel giardino, per andare nell'area biciclette, semplicemente toccando il frontalino di un dispositivo. Cioè lui legge attraverso Bluetooth la tua presenza, perché c'hai il cellulare in tasca, quindi ti riconosce e quando tu tocchi ti permette di entrare. Esattamente, lo usi come se fosse una carta, come se fosse un badge. Sì, e anziché c'è il badge avvicini la mano. Esattamente, diciamo che all'inizio, la prima volta, fai un'associazione fra il tuo cellulare e il dispositivo, quindi questo deve essere fatto la prima volta in assoluto. Certo. Associa attraverso delle password crittografate il tuo cellulare con quel lettore. Da quel momento, ogni volta che tu arriverai, potrai toccare il dispositivo, oppure c'è un'altra modalità che ti consente di tirare fuori il cellulare dalla tasca e di toccare un'iconcina che hai sul cellulare. Ah. Forse in questo periodo di distanziamento sociale forse è meglio, così non tocco nessun dispositivo, tocco il mio cellulare. Meno comodo dal punto di vista pratico, perché devi estrarre il cellulare, però vabbè, questo è in base alla preoccupazione delle persone. Esattamente. Con l'attuale argomento. Esatto. Quali sono gli obiettivi di 2N anche rispetto alla concorrenza, i principali obiettivi? Ecco, quello che noi vogliamo fare, che stiamo cercando di fare, è di diventare numero uno nella vendita di citofoni IP, e quindi in realtà stiamo puntando su questa tecnologia, ma gli studi di mercato ci dicono che anche questo settore sta andando in questa direzione, esattamente come è successo con le telecamere anni fa. Prima le telecamere erano tutte analogiche e si basavano su dei collegamenti in rame di tipo analogico o coassiale. Oggi le telecamere sono tutte IP. Anche nei citofoni succederà la stessa cosa, perché la tecnologia è cambiata, perché le reti LAN stanno arrivando, perché consentirà di aggiungere, come dicevo, dei servizi nuovi. Certo. Quindi, scusa, ritornando alla tua domanda, mi hai chiesto, scusa? I principali obiettivi. Principali obiettivi quindi è disegnare delle soluzioni IP da utilizzare nel settore residenziale e commerciale, quindi vuol dire ville, vuol dire condomini,
vuol dire uffici, palazzi uffici e tutto quello che è un po' il terziario, cioè la gestione del parcheggio, la gestione dell'accesso in locali pubblici, scuole, università. Un quesito. Ma io per installare questo tipologia di citofono non sono costretto ad avere un intero impianto domotico, posso anche installarlo dove c'è un impianto tradizionale. Esatto, e diciamo che l'idea è proprio quella, nel senso che io intanto, allora il primo punto che deve essere chiaro a tutti, che vi deve essere chiaro, è che ho bisogno di una rete LAN IP che colleghi il posto esterno con il posto interno, quindi l'autostrada su quale appoggiare il servizio devo averla. Certo. Quindi vuol dire che devo avere un cablaggio che collega il citofono esterno con gli appartamenti, ma noi abbiamo anche la soluzione cloud. Quindi ritornando a quel discorso dell'FTTH che dicevamo prima, della fibra fino all'appartamento, il mio citofono che è in casa, attraverso quel collegamento internet che ho in casa, perché tutti abbiamo un collegamento internet in casa per i nostri computer, arriviamo sul nostro cloud. Il citofono che sta nel condominio è collegato anche lui attraverso una rete internet al nostro cloud, e quindi la chiamata, quando io schiaccio il pulsante, passa dal nostro cloud e arriva al citofono nell'appartamento. Uno potrebbe dire, sì, ma se non ho il collegamento internet non funziona più niente. È vero, assolutamente vero, ma stiamo andando in quella direzione, tutti i servizi ormai sono su internet, e se ci pensate bene, dopo tanti mesi di lockdown, ditemi quante volte siete rimasti senza internet in questi mesi. Nel mio caso, zero, nel senso che ormai le reti sono robuste. Quindi effettivamente dobbiamo cominciare a pensare in questa direzione. Poi tantissimi mi dicono, sì, ma così non posso proporre una soluzione che è soltanto basata su una soluzione cloud internet. Bene, in questo caso allora puoi anche mettere i cavi all'interno dell'edificio. Ma assolutamente attenzione che stiamo andando in questa prima direzione, cioè tutto su cloud. Sì. A proposito del Covid, come ha reagito a questa situazione la 2N? Allora, voglio essere proprio trasparente, nel senso che noi non avevamo dei prodotti o non abbiamo disegnato dei prodotti per Covid, per il discorso Covid, perché non si può uscire con un prodotto in poche settimane se non ce l'hai. Quindi noi stiamo proponendo sul mercato quello che noi abbiamo, quindi siamo conosciuti per la tecnologia, per la robustezza delle nostre soluzioni, quindi per esempio l'accesso attraverso Bluetooth è un accesso sicuro, perché assolutamente se io tocco il cellulare posso accedere nell'ufficio o nel mio condominio senza toccare nessuna parte, quindi non tocco parti che altri hanno toccato. Quindi tu dici, avete adeguato la tecnologia già in essere che avevate alla situazione, creando dei, diciamo come delle, come si possono chiamare? Dei plugin, creando delle piccole funzioni, avete adattato. Abbiamo messo a fuoco i nostri prodotti per un utilizzo in questa situazione. Ad esempio, il fatto che vi dicevo che io arrivo al corriere davanti a casa, schiaccio il pulsante e mi consegna il pacco. Io, questo è un servizio che noi proponiamo come servizio, e in questo periodo che non voglio avere nessun contatto con il corriere, lui mi chiama, io invece di rispondere dal citofono che ho in casa, sul muro di casa, rispondo dal cellulare, ad esempio, gli apro la porta e lo faccio entrare e lui posa il pacco nel giardino, quindi non ho nessun contatto con il corriere. Beh, se pensi che le vendite Amazon sono aumentate in maniera, hanno avuto un'impennata galattica in questo periodo, anche in quello passato, sempre insomma, quando si annusa il lockdown, Amazon inizia a lavorare di brutto, questa cosa qua io la sento parecchio dai clienti, perché quando hanno un guasto al citofono, la prima cosa che mi dicono è, arriva il corriere e io non posso rispondere, lui se ne va, me ne accorgo perché magari mi arriva la mail, no? Che dice sono passato, non c'eri, e questo qui per loro, per il cliente è un dramma, è un grande dramma, e quindi il fatto di poter rispondere sempre in ogni caso, anche se fuori casa, per dire che ne so,
suona alla vicina, consegnalo alla vicina piuttosto che, come dicevi tu, se sei in un condominio, li apri e fai consegnare al, non lo so, c'è una stanza dedicata, ad esempio. Questa è Certo. una bella soluzione che noi elettricisti possiamo proporre quando capita l'occasione ai nostri clienti insomma, per mostrargli delle soluzioni veramente Per per risolvere un risolvere un problema alla problema, fine, perché bravo, non per sai dove risolvere un mettere quel problema. pacco e certo, hai assolutamente ragione. Tra l'altro, un altro aspetto che fa piacere mettere in evidenza è che i nostri prodotti, i nostri citofoni, quindi parliamo di questi citofoni messi fuori sulla porta con il lettore Bluetooth, parliamo dei videocitofoni che ho installato in casa, touch, eleganti, molto belli, quindi noi puntiamo una fascia, diciamo, elegante, una fascia medio-alta di soluzioni. E sono tutti raggiungibili da remoto attraverso il nostro cloud. Quindi questo vuol dire che quando voi andate a installare un impianto, lo registrate poi sul nostro cloud. E adesso non entro tanto in dettaglio, nel senso che comunque vuol dire che io poi accedo all'indirizzo IP, alla pagina web di quel dispositivo, dal mio cloud, cioè dal mio ufficio tranquillamente facendo il login a www.myduenne.com, che è il nostro cloud. Sì. Questo vuol dire che posso arrivare sul condominio che ho a Torino o sul condominio che ho appena fatto a Milano, dal mio ufficio, e quindi posso verificare cosa sta succedendo, posso cambiare il nome dell'inquilino che è andato a abitare in quell'appartamento, se ho scelto il citofono con display da remoto, cambio semplicemente il nome. Se c'è qualche anomalia, io mi collego e verifico. Questo è di aiuto anche in questo periodo perché non mi consente di lavorare tranquillamente sugli impianti senza dovermi spostare. E su questo noi ci siamo abituati con il discorso degli antifurti, quando le case hanno iniziato a poter gestire attraverso il cloud i vari impianti che avevamo in giro. Questo ci ha aiutato molto, anche perché per piccole stupidate dove magari non chiederesti nulla al cliente, te riesci a farla dall'ufficio e non è roba da poco, insomma. Esatto. Noi siamo abituati, lo sappiamo tutti, noi arriviamo da una tecnologia che è quella tradizionale, quindi effettivamente uso il cacciavite, arrivo lì, collego, verifico, stacco, eccetera. L'IP consente su questa autostrada che è la mia rete, che poi si collega in qualche modo su internet, di fare tutto lavorando sul dispositivo da remoto. Quindi questo sicuramente c'è un cambio di mentalità, perché noi elettricisti magari siamo abituati a utilizzare il cacciavite e a lavorare in questo modo e quindi siamo obbligati con la tecnologia IP a usare un computer, però lo sappiamo, se non impariamo a cambiare siamo destinati a morire, quindi questo Ci è una fatica che estinguiamo. dobbiamo fare, insomma. Senti, quali sono i prodotti chiave di 2N? E perché sono la soluzione migliore per un installatore quando si avvicina a questi citofoni IP? Sì, noi abbiamo una famiglia sia di citofoni esterni, videocitofoni, quelli che si mettono fuori, e sia i videocitofoni da interno che mettiamo all'interno degli appartamenti o degli uffici. Quindi sostanzialmente scelgo poi il prodotto in funzione di quello che devo fare, no? Per esempio, abbiamo un prodotto che è IP69, che vuol dire che è stagno, ed è il K10, cioè antivandalo. Quindi questo lo mettete, per esempio, su una colonnina di un'azienda dove attraverso quel cancello entrano sia i pedoni che i camion per caricare e scaricare le merci. Lo mettete fuori all'acqua, antivandolo e IP69 siete tranquilli. Oppure, se invece volete una soluzione più elegante perché la volete posizionare all'ingresso del condominio o dell'ufficio, abbiamo un prodotto che si chiama 2NIP Verso e lo trovate assolutamente sul nostro sito. Ah, tra l'altro ricordo il nome, 2N.cz. Oppure un nuovo prodotto che uscirà adesso a gennaio che si chiama Style, che è tutto in vetro, molto elegante, quindi proprio per dare eleganza alla soluzione, pur mantenendo tutte le funzionalità che abbiamo detto. La possibilità di mettere dentro al citofono anche il lettore di badge, il lettore di impronta, il lettore Bluetooth, quindi
dare la possibilità veramente di muoversi all'interno del condominio in modo semplice. Se qualcuno di voi, assolutamente immagino di sì, ha la macchina e apre la portiera della macchina toccando la maniglia perché ha le chiavi. Beh, e chiaro. Le chiavi con la maniglia, chiaro, con la macchina parlano in Bluetooth, capisce quanto sia comodo, sì, nel senso, sì, non sì. devo più andare a cercare le chiavi. Quindi il mio bellissimo esterne. Furgone Citroen Jumpy è così, fighissimo. Ecco, vedi che, vedi che aiuta, eh? Quindi posti esterni, come dicevo, e poi i nostri posti interni che sono molto eleganti, in vetro, sia da incasso che da parete, e quindi in realtà comunque danno un design elegante, elegante anche alla casa, insomma. Queste le due soluzioni, più tutta la parte di controllo accessi, come ho appena detto, e questi servizi che via via stiamo aggiungendo su cloud, che sono la possibilità della videochiamata, quindi come vi dicevo, e la possibilità di gestire anche l'accesso delle persone. Cioè, io so che tu sabato mi verrai a trovare, sì, e io vado sulla mia app, vado a inserire Alessandro come ospite per sabato, gli abbino un codice di accesso e salvo. Alessandro riceve una mail o un WhatsApp e con un codice, sabato quando mi viene a trovare arriva sotto il condominio, digita quel codice ed entra all'interno senza dover suonare. Quindi la possibilità di sviluppare soluzioni di hospitality, e qui però andiamo in un settore molto verticale che magari non interessa a tutti, però è una delle funzioni che posso aggiungere ai nostri prodotti. L'ho visto fare in un ufficio a Milano, quello di poter selezionare l'ingresso e offrire questi i codici. Quindi nel terziario penso quindi che possa essere utilizzato parecchio. Nel terziario noi ci crediamo un po' anche nel residenziale, nel senso che può essere un modo per dare l'accesso, magari anche sia alle persone al personale delle pulizie. Oppure anche tipo chi ha gli appartamenti da affittare a Airbnb. Esattamente, B&B, esatto. Quello lì non è male. In questo caso, adesso non so chi ci sta ascoltando, ma visto che uno dei nostri focus è assolutamente l'integrazione, tutti i nostri prodotti sono interfacciabili con attraverso delle API, dei protocolli standard verso qualcun altro. Quindi abbiamo delle aziende che stanno gestendo proprio la parte di hospitality per bed and breakfast e così via attraverso una loro applicazione che parla con i nostri prodotti. Cioè, qual è l'idea? Io installo nel bed and breakfast di Venezia il prodotto 2N, e quel prodotto poi è gestito da un software fatto da quell'azienda che gestisce i bed and breakfast. Quindi okay, stiamo pensando di disegnare una soluzione sul territorio, insomma un po' più estesa come soluzione, ma è una soluzione che possiamo avere con i nostri prodotti, insomma. Quando l'installatore deve scegliere un citofono IP, quali sono le cose che deve osservare, che deve stare attento, guardare per poter scegliere correttamente il citofono? Intanto noi, perché la domanda difficile, cioè la domanda è perché un installatore dovrebbe scegliere un citofono IP piuttosto che un citofono tradizionale che installa da 30 anni? Questa è la parte più difficile, perché se io sono abituato a lavorare con una certa tecnologia, faccio fatica a passare a una nuova tecnologia. Quindi questo è lo scoglio che dovete tutti voi superare. E come dicevo prima, se non si cambia siamo destinati a morire. Beh, diciamo che se inizi ad interessarti adesso, se non l'hai mai fatto, potrebbe essere che in futuro tu ci sia ancora come azienda, se esatto, sei, specialmente esatto, se sei focalizzato sui citofoni. Esatto. Ma comunque, e quindi potresti, è quello che dicevo un buon prima, nel senso che è quello di non scomparire, cioè crearti certo, una fettina, una, potresti anche crearti una piccola nicchia, perché comunque se te ti crei una piccola parte della tua azienda che si occupa in maniera precisa di questo argomento, insomma, adesso non credo che siamo veramente pieni di esperti di citofoni IP. No, assolutamente. Noi la difficoltà che abbiamo, e questo è un messaggio che posso anche dare, voglio dare, è spesso sta nel fatto che qualcuno sceglie la soluzione IP perché vede che ci sono delle potenzialità dietro e che quindi sceglie già quella tecnologia,
però è abituato a lavorare con quell'elettricista che assolutamente non ne sa niente di IP e non ha avuto ancora tempo per partire con quella tecnologia, quindi chiede a noi degli installatori per andare a fare quel lavoro, perché in realtà si trova proprio in questa condizione di non conoscere quella tecnologia, quindi spesso ci chiedono a noi dei nomi di installatori, di elettricisti che già hanno approcciato il discorso IP. Allora, sentendoti parlare così, a me da imprenditore viene in mente una cosa: ok, io prendo il mio tecnico, lo faccio specializzare nella parte software, cioè nella parte di programmazione di questi impianti, dopodiché dal punto di vista marketing comunico a tutti che io sono capace di programmare in maniera perfetta questi articoli. Quindi l'elettricista, gli darò indicazioni, che vuole montare questi citofoni IP, gli darò indicazioni precise su cosa deve fare, quindi quali cavi tirare, come tirarli, perché, come fissare il citofono, eccetera, eccetera. E poi posso mandare il mio tecnico a fare la programmazione. Cioè, questo è un modo per sfruttare l'occasione. Sì, assolutamente sì, e ci succede, perché spesso succede che il costruttore, no? Sì. General contractor, se parliamo di grossissimi impianti, sì. Ma per arrivare anche alla villa, se parliamo di costruttore. Il costruttore mette a capitolato l'installazione di un citofono. Spessissimo non ci sono indicazioni precise. Quindi è il confidente, no? Il progettista che da sempre lavora con quel costruttore che sceglie la soluzione. Sì. Ma in alcuni casi è indicato sul capitolato che deve essere IP, oppure è l'utente finale, il proprietario della villa, che dice: no, io voglio quella soluzione perché ho visto che mi consente di entrare in garage semplicemente toccando il frontalino, sì, del dispositivo. Bene, però quel costruttore ha i suoi elettricisti e quindi il lavoro comunque lo fa lui, il materiale 2N lo acquista dal nostro rivenditore, ma poi non lo sa configurare. Allora, in questo caso, se ci sono delle figure che lo sanno fare, potrebbero almeno intervenire nella parte di configurazione. E noi abbiamo già più o meno identificato in ciascuna regione degli installatori che hanno questo skill e che fanno questo tipo di attività. Quindi se è sicuramente è un'ottima idea anche per voi, per far crescere il vostro business, perché come vi dicevo, se parliamo un po' di numeri, noi erano 3 o 4 anni che in Italia crescevamo di un più 20%, e cresciamo perché voi avete scelto i nostri prodotti e, certo, li utilizzate. E quest'anno, vabbè, come dicevo, chiuderemo più o meno a più 0, più 1%, che è già buono, perché considerato l'anno vuol dire che restiamo, certo, sullo stesso fatturato del 2019. Però questo vuol dire che comunque sono prodotti che stanno crescendo. Mi hai parlato di cloud prima e mi hai parlato quindi che le informazioni fondamentalmente attraverso internet escono dall'edificio dove è installato il componente, arrivano su dei server e poi rientrano magari sul cellulare del cliente, per e tutto questo passaggio di dati in esterno fa venire in mente insomma gli attacchi informatici o problematiche legate a hacker o simili. Che tipologie di problemi possono portare questi e come li avete risolti? Allora, assolutamente, noi da sempre abbiamo avuto un occhio su questo tipo di problema, e ancor di più da quando siamo diventati parte della società Axis, che da sempre, ovviamente essendo una grossa società internazionale, da sempre ha avuto un occhio di riguardo per questi aspetti, soprattutto producendo telecamere che sono molto, sì, sensibili a questo argomento. Quindi assolutamente i nostri prodotti usano all'interno dei protocolli crittografati, quindi io posso abilitare un protocollo di comunicazione crittografato fra il posto esterno e il posto interno, e le pagine web alle quali io accedo potrebbero essere delle pagine in chiaro, oppure possono richiedere un certificato server web, che per gli addetti al mestiere vuol dire rendere quel prodotto assolutamente sicuro. Abbiamo fatto, per esempio, un'installazione in una grossa università nel centro Italia,
che ha usato circa 200 dei nostri citofoni e assolutamente hanno implementato tutta questa parte di sicurezza che io devo essere molto onesto, faccio fatica a commentare perché bisogna essere molto ingegneri, insomma, a capire esattamente cosa stai facendo, però questo per dire che assolutamente teniamo in considerazione questi aspetti. Poi tutti i nostri prodotti ovviamente hanno una password di accesso che deve essere cambiata al primo accesso, si può giocare poi su tutta la parte di rete, quindi fare in modo, per esempio, se io ho un citofono, no? Sì. E ad esempio il citofono può chiamare N cellulari, ma io dai cellulari voglio chiamare anche i citofoni per fare delle robe, e in realtà posso fare in modo di creare una whitelist e quindi quel citofono accetterà chiamate solo da quei cellulari e non da altri. Quindi si può lavorare sia a livello di protocolli, come dicevo prima, che a livello poi di servizi che posso implementare. Come testate i prodotti in 2N? Beh, su questo vabbè, intanto i nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo, quindi adesso hanno tutte le certificazioni richieste dal mercato, quindi assolutamente quando si parla di K10, quando si parla di norme CE per tutto quello che è la sicurezza elettrica. Però quando se vi fa piacere di K10 io mi immagino te con la mazza che tiri le delle violente botte sul citofono. Esatto. Andate sul nostro sito, andate su YouTube e okay, cercate il canale 2N, sì, no? E lì trovate tantissimi video sia di marketing sia tecnici, quindi di configurazione, ma anche relativi a questi test, nel senso c'è proprio degli esempi dei citofoni in sala termica, sottoposti a degli stress meccanici, quindi per esempio i nostri videocitofoni da interno, c'è una palla di qualche chilo che boom, viene buttata, sì, contro il vetro del dispositivo, quindi insomma ci sono anche dei video simpatici che fanno vedere. Senti un attimo, a proposito dei video di YouTube, te hai citato dei video di marketing di 2N, ma io non li ho visti. E tu spero di sì. Ma no, questi video sono diretti, cioè ci sono di due tipologie, quindi ci sono quelli diretti all'installatore, quindi marketing verso l'installatore per far comprendere che tipo di soluzione può offrire ai suoi clienti e quindi per far comprendere che quello è un ottimo prodotto da acquisire da parte dell'installatore e rivendere all'utente finale, ma ci sono anche dei video invece per l'utente finale. Sai perché ti chiedo questa cosa? Mm-hmm. Così, giusto per darti il quadro della situazione, perché io ormai sono passati veramente tanti anni e discutevo con il titolare, il fondatore di alcune case produttrici di antifurti e dicevo: voi buttate online dei video marketing per gli installatori per far capire che il vostro marchio è fighissimo ed è facile da installare ed è il migliore, è tutto quello che vuoi. Certo. Ma io il tuo marchio già lo installo e già lo conosco e già so che, cioè, mi piace perché effettivamente io installo il tuo marchio. Sai qual è il mio problema? È che io devo fare tutto da solo e sai che l'installatore non ha mai il tempo, il marketing verso il cliente finale, cioè far capire al cliente finale che installare questo marchio è la soluzione migliore. Io lo credo perché lo uso, l'ho scelto, però farlo capire al cliente, ecco, non è così semplice, o perlomeno è dispendioso, e poi tu, non facendolo da produttore, metti in mano ad ogni elettricista questo onere e al 99% non viene fatto questa cosa. E poi c'è quello che invece si investe su quel prodotto, per cui crea magari dei video piuttosto che crea proprio del marketing indirizzato al cliente finale per vendere quella tipologia di prodotto. Ecco, questo è un errore che ho visto e che si è portato avanti per tantissimo tempo, finché non è arrivato, ti faccio l'esempio di, com'è che si chiama? Verisure, tutto il marketing Verisure non era certo verso l'installatore, era solo ed esclusivamente verso il cliente finale. Cioè loro
faranno tante cose che fanno cagare, ma fanno un marketing che è fantastico, no? E quindi a questo veniamo alla mia domanda. Cioè, i video, ci sono dei video marketing per il cliente finale, in modo tale che io li posso portare davanti alla faccia del cliente finale e dire guarda, o mandare il link e dire questo io ho pensato per te? Sì, sì, ho capito benissimo cosa vuoi dire. Nel senso che, allora, noi, come avete capito, siamo un'azienda che arriva da una certa storia e che quindi da sempre si è approcciata di più al settore commerciale, quindi alle aziende, agli uffici, e quindi non tanto poi all'utilizzatore e al cliente finale, no? Però, visto che adesso stiamo approcciando il mercato residenziale da qualche anno, perché se ci pensiamo bene, e visto che noi vendiamo citofoni, Dove li troviamo i citofoni? Sì, nelle ville, nei condomini. Ci sono molte più case che uffici. Esatto. Abbiamo cambiato tipo di prodotto, quindi abbiamo aggiunto a portafoglio dei prodotti che sono per le ville, per i condomini, quindi per il residenziale. Per quanto riguarda la documentazione, i filmati su YouTube, per esempio sui social, sicuramente abbiamo dei filmati dedicati all'installatore, dove si vede la funzionalità e dove si vede come si installa anche. Quindi se vi interessa sapere come si installa, come Corretto. Devo fare il buco, come devo collegare il cavo, come devo fare, come lo devo avvitare, li trovate assolutamente su YouTube. Abbiamo aggiunto qualche filmato, e su questo ti devo dare ragione, su qualche filmato ultimamente dedicato al cliente finale. Ce n'è uno bellissimo che fa vedere proprio qual è la nostra idea, quella che vi dicevo prima. Quindi si vede la persona che arriva in macchina, che tira giù il finestrino e schiaccia tocca l'iconcina sul cellulare e entra in garage. Si vede la persona che arriva in casa e risponde dal posto interno alla chiamata, che riceve mentre è in giro per la città la chiamata sul cellulare. Quindi c'è un bel... abbiamo qualche filmato, potremmo fare molto allora... di più, ma è questo... Il link di questo filmato che mi hai appena detto me lo devi passare, così non me lo vado a cercare, me lo devi passare e lo associo a questo video su YouTube, lo metto sotto, lo metto anche sulla descrizione del podcast per chi ama ascoltare la mia splendida voce e quella degli ospiti come Claudio Bellino di 2N, perché... questo secondo me è la chiave di volta per vendere i fottuti prodotti dei produttori. Cioè andiamo a colpire chi quel prodotto lo deve utilizzare. Non, una volta che avete fracassato i maroni a tutti gli installatori, loro lo sanno già come funzionano i vostri prodotti. Adesso nel vostro caso, che è un mercato piuttosto, chiamiamolo, giovane, magari bisogna ancora martellare gli installatori per farglielo entrare in testa. Certo. Però per vendere questi prodotti al residenziale bisogna mostrare, secondo me, opinione opinabilissima, bisogna mostrare all'utente finale il sentimento, bisogna andare a colpire il sentimento del cliente. Noi vendiamo emozioni, non citofoni, noi vendiamo emozioni. E dopo questa ennesima cagata che esce dalla mia bocca, vorrei chiederti dove hanno sede le fabbriche di 2N. L'azienda ha sede a Praga, proprio in città, quindi nella prima, neanche periferia, insomma, comunque in città, e ha una parte di produzione in una seconda palazzina, quindi sono due building sostanzialmente, e poi si appoggia su aziende terze per i picchi di produzione sostanzialmente. Non abbiamo produzione in paesi, vedi, Cina e così via, perché abbiamo fatto qualche tentativo nel passato, ma la qualità che poi tornava indietro era bassa, e quindi per il momento assolutamente il prodotto è realizzato tutto a Praga, e quindi ok, non è l'Italia, ma assolutamente dobbiamo dire che è un prodotto europeo. Beh, stiamo parlando di un mercato di nicchia comunque, no? Quindi ci sta che si curino bene i dettagli. Esatto. Allora, si interfaccia agli impianti, si interfaccia ai sistemi esistenti, vuol dire che sicuramente è molto vicino al mondo della domotica.
mondo della domotica, cosa ne pensi? Crescerà? Visto che si dice che ci sarà il boom della domotica da quanti anni? 40. Vedo che siamo allineati su questi aspetti. Sì, nel senso che, ok, è tantissimo che si parla di domotica. E quindi, però, piano piano l'idea è entrata nella mentalità delle persone. E quando si parla di domotica, non è che bisogna pensare a una centrale atomica che ho all'interno del mio appartamento che mi fa chissà che cosa. E possiamo partire da poche funzioni semplici che utilizzo tutti i giorni, che potrebbe essere per esempio quell'accesso che dicevamo fatto in un modo un po' più semplice, potrebbe essere il fatto che da lì poi dal mio touch controllo le luci della stanza, controllo il riscaldamento, chiudo le tapparelle, quindi insomma si può partire sempre dal basso per poi piano piano crescere. E secondo me sì, l'aspetto della domotica sta crescendo. Noi che siamo in Italia e che siamo a confine con la Svizzera, noi, io come Claudio, ricevo spessissimo chiamate da clienti che abitano in Svizzera, che parlano italiano perché certo, preferiscono utilizzare quella lingua, e lì il mercato della domotica è già molto sviluppato, quindi sicuramente sono più avanti di noi, no? Però in Italia, nel nord-est, tutto il nostro nord-est, ma anche poi alcune zone, e in questo caso si parla sostanzialmente di ville, abbiamo già fatto dei belli impianti dove viene installato un sistema di domotica di terze parti, adesso non faccio i nomi dei brand, ma sono sia costruttori internazionali che aziende italiane, sì, che gestiscono tutta la sensoristica con un bus KNX o con un bus standard o più o meno proprietari, che interfacciano anche i nostri citofoni. Io il citofono ce lo devo mettere in mezzo perché in realtà sto vendo quello, però in realtà qual è alla fine il risultato finale? Nel mio touch della domotica ricevo anche la chiamata che mi arriva dalla porta, no? E sì, quindi noi la soluzione ce l'abbiamo, e io sto vedendo che i numeri stanno crescendo, ma lo dico perché effettivamente si sta andando in quella direzione. Per esempio ho visto dei capitolati e ho visto anche delle realizzazioni di condomini dove nei singoli appartamenti c'è domotica, magari entry level, giusto per le luci, il riscaldamento e il citofono, e quindi in realtà quell'appartamento, in effetti ormai siamo abituati ad avere un po' di comodità, no? E quindi quell'appartamento diventa più comodo. Quindi io penso che assolutamente sì, c'è un problema sicuramente poi anche di supporto, di rete di assistenza, e quindi di fare le cose bene, di saperle fare, quindi insomma è importante in quel caso raggiungere poi l'impianto, ma anche questo FTTH ci aiuterà, perché insomma piano piano la rete si distribuisce in tutti i siti. Senti un attimo, hai avuto attraverso questa intervista l'onore di conoscere Alessandro Bari, perché nella tua posizione, mi hai detto che siete in quattro in Italia, sì, sì, quindi nella tua posizione insomma attraverso il tuo lavoro conoscerai parecchie persone, sei, immagino, dovendo servire il paese, cioè tutta Italia, e siete in quattro, viaggerai anche parecchio. Eh sì, diciamo. Che tipo di persone sì, incontri? Quali sono i tuoi incontri per lavoro? Diciamo che allora sì, dobbiamo coprire tutta Italia, quindi effettivamente ci muoviamo spesso, ci aiutano i nostri distributori perché sono le aziende che hanno le sedi sui territori, quindi organizzano eventi, quindi okay, in questo senso ci aiutano. Quest'anno, ahimè, è andata come è andata, lo sappiamo, quindi certo, effettivamente gli eventi sono stati tutti annullati, gli incontri con i clienti noi li abbiamo fatti un po' lo stesso, sicuramente Teams, Skype aiuta, perché in realtà è un modo comunque di comunicare con una persona, la puoi vedere, quindi questo ci aiuta tantissimo. Sì, chi incontro normalmente? Allora, progettisti. È una mission che abbiamo, quella di assolutamente di spargere il nostro sapere sui progettisti, quindi progettisti che può essere veramente lo studio con due persone, oppure può essere la grossa azienda che ha N ingegneri e fanno progetti e pianificazioni su grossi impianti, quindi grosse aziende. Installatori
che possono essere system integrator, quindi l'installatore un po' più evoluto, certo, che in realtà mette insieme il sistema di domotica con il citofono, con il sistema di videosorveglianza, con quello di sicurezza della casa. Quando dici, oppure... quando dici progettisti, io non posso non salutare il Piamonti e il Vannuzzi, eh? Quindi io minimo devo dire ciao Piamonti e ciao Vannuzzi. Bene, sono contento che hai dei contatti, magari possono entrare anche nella cerchia dei contatti 2N, perché assolutamente è quello che vogliamo sviluppare, che stiamo cercando di sviluppare al meglio, insomma. Beh, loro sono dei personaggioni, scrivono parecchio per testate, hanno un bel loro pubblico, sono molto attivi anche dal punto di vista social, quindi segnati due cognomi, sono sicuramente da contattare, sono sicuramente da contattare, perché influenzano l'installazione. Ok, ok, grazie. Allora, e poi installatori in genere, perché sì, in realtà... l'approccio che abbiamo sempre avuto noi è stato quello un po' dal basso verso l'alto, nel senso dal basso nel senso buono, nel senso, certo, chi è veramente sul campo, che ha la problematica e la vuole risolvere e vuole fare l'impianto, per crescere poi piano piano per arrivare alle aziende che fanno più gli studi di integrazione, che fa la progettazione, quindi sostanzialmente che sta un pochino più su. Quindi tantissimi installatori, la difficoltà è che in Italia gli installatori sono tantissimi, soprattutto nel settore elettrico, e quindi è difficile arrivare a tutti, ecco. Riuscire a parlare di citofoni per molto tempo prevede perlomeno un amore per l'argomento. Perché ami il tuo lavoro? Domanda difficile. Beh, intanto perché ho 3 figli e quindi bisogna mantenerli. E secondo, perché in realtà, vabbè, mi piace fare le cose, mi piace farle bene, e poi effettivamente sono fortunato perché ho dietro un'azienda che fornisce dei prodotti di qualità, professionali, ha in modo di interagire sia in azienda che poi anche con i clienti, perché il cliente in genere in questo settore il cliente ha bisogno di una soluzione, deve fare qualcosa che funzioni, non può perdere tempo, quindi insomma capisci che dall'altra parte c'è della gente che non sta giocando, insomma. Ci sono degli aspetti che vorresti migliorare o cambiare? Ma in questo momento, come stiamo lavorando tantissimo, questo va bene perché come tutti probabilmente anch'io sono passato in fasi della mia vita difficili dove il lavoro magari mancava, quindi meglio così, meglio lavorare tantissimo. Però se riuscissimo noi persone in Italia a programmarci meglio e a strutturare meglio le attività, questo ci aiuterebbe. Non per niente stiamo cercando 2 persone nuove qua sul territorio. Attenzione ragazzi, attenzione! Lo scenario migliore e lo scenario peggiore in cui ti sei trovato? Beh, migliore come dicevo prima, nel senso quando un cliente ti scrive ed è contento di quello che hai installato o è contento del corso che hai fatto perché gli è piaciuto e ha trovato degli spunti per la sua attività, ti fa piacere, no? Certo. Peggiore quando devo parlare di queste robe con qualcuno che non ne sa assolutamente niente e bisogna partire dall'inizio e spesso fai fatica, insomma. Allora, dovresti iniziare inviandogli i link dei video. Senti un attimo, quali sono i progetti futuri di 2N? E l'ambizione che ha 2N è quella appunto di diventare numero uno sul mercato come riconoscimento, come citofoni IP, insomma, no? Quindi crescere sempre di più su quelle che sono sia le postazioni esterne che quelle interne, abbinate sempre alla parte di controllo accessi. Noi quando parliamo di citofoni non vogliamo essere riduttivi, parliamo di scatola che metto su un varco e che mi consente di entrare, di transitare, insomma. Ok. E poi l'altro aspetto, la massima interoperabilità, perché non ne abbiamo parlato tanto oggi, ma spesso il cliente ci sceglie perché la nostra soluzione non è come quella di certi brand chiusa, nel senso o uso quei prodotti
punto, ma in realtà attraverso i nostri protocolli che sono standard. Primo di tutto, i nostri citofoni usano il VoIP come protocollo, quindi Voice over IP, quindi sono dei telefoni. Quindi, per farvi degli esempi, abbiamo fatto tantissime aziendine italiane che hanno ovviamente tutti i centralini all'interno dell'azienda e hanno collegato tutte le porte e tutti i varchi con i nostri citofoni, che sono dei telefoni che registro sul centralino. Quindi la mia chiamata, quando arrivo davanti alla porta e schiaccio il pulsante, arriva alla reception, ma arriva anche, a seconda della logica di quel centralino, al titolare, fuori orario a un responsabile e così via. Quindi questo il fatto di avere protocolli standard ci ha consentito di crescere, proprio perché se uno vuole una soluzione che sia integrabile con 2N la trova, insomma. Poi sembra una parola così scontata, però in realtà non lo è, nel senso che abbiamo veramente speso tantissimo tempo e sul nostro sito, ricordo il sito di documentazione che è Wiki, si chiama wiki.2n.cz, trovate veramente proprio già delle guide come configurare il citofono 2N con quel centralino, con quel videotelefono. Questo è un punto dolente, nel senso che per il momento sono in inglese, ma in realtà sono dei print screen, sono delle videate della configurazione lato citofono e lato telefono avaia, giusto per avere un nome, insomma, forse non dovevo. E comunque, quindi in realtà sono dei print screen, quindi io copio proprio pari pari la configurazione. È una copia dell'immagine della configurazione, quindi questo aiuta, insomma. Chi volesse approfondire il discorso citofoni IP, dove può andare? Sì, come dicevo, è il nostro sito, quindi www.2n.cz, come Zara, oppure wiki.2n.cz, che è il sito di documentazione. Io direi che ci siamo detti tutto. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Claudio? Beh, direi che mi sono divertito, grazie Alessandro. grazie a te, decisamente grazie a te. E poi, insomma, noi siamo a disposizione. Tra l'altro, il mio cellulare lo trovate sul nostro sito, quindi assolutamente, se avete bisogno di qualsiasi cosa, siamo qua. Grazie ancora Claudio, grazie a 2N per questa puntata. Grazie a tutti quelli che ci hanno guardato su YouTube e a quelli che ci hanno ascoltato su podcast mentre guidano i loro fantastici furgoni come il mio Jumpy della Citroen. E grazie a chi mi scrive su Telegram. Un abbraccione, un salutone e teniamoci in contatto! Elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari. Adesso basta! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo.